Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Non vedo l'ora, sempre in diretta, sempre con voi. Vado subito a presentarvi l'ospite che ho l'onore di avere qui con me questa sera. Benvenuta e ben ritrovata Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente Nazionale. Benvenuta. Buonasera a voi. Allora, come avrete capito, parleremo di ambiente, natura, territorio, insomma tutto quello che ci interessa, ci riguarda il nostro futuro e riguarda tutti, visto che certe cose ci sembrano lontane o le seguiamo magari perché è il momento di seguirle, ma ragazzi, il futuro è ora. Con Wanda Bonardo affronteremo temi delicatissimi, partiamo da qualcosa che è successo un mese fa, qualcosa di importante, un messaggio tra l'altro triste perché era un requiem che si è voluto organizzare, una veglia funebre, ovvero per 7 ghiacciai che si stanno sciogliendo. I ghiacciai sono la nostra vita, questo è bene ricordarlo. Raccontiamo cosa è successo a fine settembre e da qui sviluppiamo la nostra chiacchierata. Intanto devo dire che questa idea mi è venuta dopo aver visto che in Islanda c'è stata una commemorazione funebre per un ghiacciaio che è completamente scomparso. E pensate che lì era presente anche il primo ministro a questa commemorazione, no? Tanto per dare un'idea dell'importanza di questo fatto non piacevole. E allora, occupandomi di montagna, essendo un'innamorata, un'appassionata della montagna e anche dei ghiacciai, mi sono venuti in mente i nostri ghiacciai, che sono cambiati tantissimo, ma cambiati tanto, veramente a vista d'occhio. Io ricordo alcuni ghiacciai che negli anni 80 frequentavo e che avevano certe dimensioni, adesso si sono arretrati di 200-300 metri, tanto per dire, 200-300 metri di ghiaccio è tanto davvero, e hanno perso anche gran parte della loro bellezza. Ma al di là di questo fatto ci stanno facendo capire, ci stanno facendo toccare con mano che i cambiamenti climatici ci sono e sono sempre più forti e sempre di più questi fenomeni si stanno accelerando. E allora l'idea è stata, bene, organizziamo insieme ai circoli, ai regionali delle regioni alpine, organizziamo questa sorta di cerimonia funebre, anche se non tutti i ghiacciai sono scomparsi del tutto. Ma almeno ci siamo detti, forse questo può attirare l'attenzione e far capire che veramente dobbiamo renderci conto di quel che sta accadendo e di conseguenza darci da fare. Siete partiti dal ghiacciaio Liss, che negli ultimi 30 anni, leggo, è arretrato di 500 metri. Sì, è incredibile, ma è così. E il ghiacciaio dell'Is è arretrato più di altri, perché poi, a seconda delle situazioni, alcuni arretrano di più, altri arretrano di meno. Però dobbiamo dire che, secondo gli ultimi dati del CNR, che quindi è l'organo, diciamo, scientifico di riferimento per l'Italia, negli ultimi 50 anni è scomparso il 50% della massa di tutti i nostri ghiacciai. E di questa grossa quantità, di questo 50%, la gran parte, ovvero il 70%, è scomparso dagli anni 80. Quindi è una cosa che, insomma, chi non ha 15-20 anni e ha frequentato la montagna ha potuto vederla e toccarla con mano. Magari chi ci ascolta sta pensando, ma sì, i ghiacciai stanno lassù, io faccio la mia vita in città, perché dovrebbe interessarmi? Intanto i ghiacciai sono fatti di acqua e noi abbiamo bisogno di acqua. Per esempio. Tanto per dire. E l'acqua, caso strano, arriva dalla montagna. Insomma, diciamo che sì, cioè, in pianura c'è perché è scesa dalle nostre montagne, soprattutto l'acqua buona e l'acqua pulita. E quindi, vabbè, non tutta l'acqua deriva dai ghiacciai, però la gran parte deriva dai ghiacciai. E quindi già se i ghiacciai spariscono così come si prevede, se spariranno e si dice che spariranno entro la fine di questo secolo, noi incominceremo ad avere un po' di problemi per acqua a uso potabile, a uso irriguo, che è la maggior quantità che c'è, quindi l'agricoltura dovrà adeguarsi, bisognerà capire come fare, e a uso idroelettrico.
L'uso idroelettrico, già ora si vedono dei grossi problemi, perché nei periodi estivi, soprattutto nelle zone dove l'acqua non proviene dallo scioglimento dei ghiacciai, ma proviene semplicemente dalle sorgenti, noi abbiamo dei problemi, i fiumi sono in secca e quindi non c'è acqua per produrre energia elettrica, non c'è acqua per mantenere il fiume in vita. Andiamo a vedere qualche immagine di quello che è successo in quel giro. Cosa vediamo qua? Beh, intanto questo, diciamo che noi abbiamo voluto organizzare questa sorta di performance in modo, diciamo così, bello, diciamo, e completo, nel senso che qua abbiamo Martin Myers, che è un bravo musicista ed è un suonatore. Suona parecchi strumenti, lui suona soprattutto il sax, ma in questo caso suona il corno alpino e ha scritto alcuni pezzi proprio dedicati al ghiacciaio dell'Is, che si vede sullo sfondo e come vedete c'è più roccia che ghiaccio. Un tempo sullo sfondo, 30 anni fa, quello che adesso noi vediamo roccia era tutto quanto coperto dai ghiacciai. E comunque, oltre ad avere un momento di musica dedicata proprio anche alla bellezza del luogo, perché noi non dimentichiamoci che non solo perdiamo acqua, perdiamo anche bellezza, perdiamo delle situazioni straordinarie, oltre ad avere questo momento, noi abbiamo anche ovviamente pensato a un momento di carattere scientifico. Infatti con noi era presente l'ARPA Valle d'Aosta, che sta facendo degli studi molto importanti. Inoltre c'era il segretario nazionale del Comitato Glaciologico Italiano, e in modo semplice ci hanno raccontato cosa sta capitando. Ecco, vedete, io ovviamente ho dato inizio così alla cerimonia, e vedete alle mie spalle i resti del ghiacciaio. Lì una volta era tutto ghiacciaio. Sì, adesso una volta, tra l'altro, non parliamo dell'epoca dei dinosauri. No, a parte insomma quelle zone più prominenti, i cosiddetti nasi, tutto il resto era coperto dai ghiacci. E il ghiacciaio arrivava, ecco, fino a questa zona. Tra l'altro abbiamo anche ritrovato delle fotografie di un gruppo di biellesi che sono venuti in gita all'inizio del Novecento, se ben ricordo, e si sono fotografati proprio in quella zona. Bene, dietro di loro c'era solo esclusivamente neve e il ghiacciaio arrivava, diciamo, lì dove stavano loro. Ecco, vedete che noi siamo invece sull'erba, e per raggiungere il ghiacciaio, diciamo, una persona normale non riesce più, una persona abituata alle camminate normali non ce la fa, perché bisogna essere alpinisti, perché bisogna riuscire ad arrampicarsi. Qui infatti vediamo il serpentone, infatti eravamo più di 100 e devo dire che insomma questa cosa nell'insieme è stata bella, perché significa che piano piano tante persone cominciano ad essere consapevoli di quel che sta accadendo. Immagino che, come si raccontava prima, come è successo in altri paesi, ci siano stati tanti primi ministri, no? Con voi. Se almeno ci ascoltassero. Esatto, allora su questo tema andiamo avanti, restate lì, ci fermiamo per un pochettino di pubblicità, non vi muovete perché abbiamo appena cominciato, mi raccomando. Eccoci qui in diretta. Allora, che dire, questi requiem sono stati un successo quasi inaspettato. Sì. Anche l'eco che hanno avuto, no? A livello mediatico. Sì. È stato importante. A livello mediatico è stato incredibile, perché tutti i mass media nazionali e non solo, abbiamo pure avuto la TV di Bilbao, anche internazionali ci hanno seguiti. E per noi è importante, perché così io credo che insomma siamo riusciti a entrare nelle case di tutti gli italiani, proprio per comunicare questo bisogno di attenzione all'ambiente. Attenzione all'ambiente in quei giorni, ma anche nei mesi prima e nei prossimi mesi invece, che dobbiamo ancora vivere, c'erano i Fridays for Future, no? Queste grandi manifestazioni in migliaia di città del mondo, anche a Torino ce n'è stata una molto partecipata.
che si legano a doppio filo, no? Al tema, perché sì, cambiamenti perché climatici non hanno né colore né, certo, insomma, altre... Cambiamenti climatici non hanno confini, non hanno colore, non hanno età. E quindi per noi questa, la presenza, insomma, di questa ragazza, di Greta, per noi è molto importante, perché spesso abbiamo avuto modo di ricordare che le cose che lei racconta, noi da tanti anni le raccontiamo, però lei ha avuto la capacità di farsi ascoltare e di smuovere tanti giovani. Infatti è importante anche perché i giovani stanno comprendendo che se non si fa qualcosa loro non avranno un granché di futuro, cioè per me insomma non sarà così importante. In tanti anni che lei si sta occupando di questa tematica, ha mai visto così tanti giovani coinvolti? No. E io spero che questa sia la volta buona, perché è vero che le onde ci sono e non si sa quanto durano, perché anzi in questi ultimi anni non abbiamo visto un granché di giovani coinvolti. Gli ultimi forse erano le cosiddette pantere degli anni 90, poi c'è stato il 68, ma era un'altra cosa, e allora non esistevano ancora i problemi ambientali, no? Giovani che prendano a cuore la situazione del nostro pianeta, e così tanti è la prima volta. E sappiamo che molti lo fanno così perché tutti quanti si va in piazza, ma nel medesimo tempo sappiamo anche che ci sono altri che invece stanno lavorando molto seriamente, si stanno preparando. Quindi anche se una parte lo fa per moda, perché poi magari nella vita non mantiene, però qualcuno lo si acchiappa dentro questa mentalità, no? Sì, diciamo così. Quindi quando una rete a strascico un pochettino, quindi tutto fa brodo, tutto va bene. Sì, poi soprattutto con loro si possono costruire dei percorsi belli. Noi vogliamo credere che siano loro i protagonisti, noi ci mettiamo a fianco e non vogliamo essere noi protagonisti, però ci mettiamo a fianco e se hanno bisogno portiamo la nostra esperienza, il nostro aiuto, il nostro sostegno. Greta Thunberg ha stimolato le coscienze di tanti giovani, e magari anche non giovani, un po' meno quelle della classe politica, che poi sono quelli che in teoria dovrebbero fare qualcosa. E ci sono anche, c'è tutta una corrente di, chiamiamoli, negazionisti, che incominciano a dire che i cambiamenti climatici, perché l'ho sentito con le mie orecchie e mi sono anche un po' allarmato, non c'è scritto da nessuna parte, non è scientifico, che siano prodotti da inquinamento o dall'uomo, ma che siano cicli terrestri, no? Vedo che scuoti la testa, quindi sai di cosa sto parlando, sì, purtroppo. Io, ahimè, sono stata non solo, diciamo, un esponente di Lega Ambiente in questi anni, ma sono stata anche per tanti anni insegnante di scienze, quindi... E quindi facciamo un po' di chiarezza, perché magari chi ci ascolta dice, ah no, quella persona che stimo, che occupa quel posto apicale, dice di no, quindi... No, facciamo anche un po' di chiarezza. No, per me, io proprio perché ho una formazione scientifica e sono laureata in scienze naturali, e quindi queste cose le pratico da tanti anni, non solo all'università, le ho praticate, tra l'altro sono anche alla presidenza del Comitato Scientifico Nazionale di Legambiente, quindi sono in continuo contatto con i maggiori esperti italiani e non solo. Beh, allora intanto devo dire una cosa che così raccontavo ai ragazzi quando insegnavo. I cicli ci sono sempre stati, infatti pensate che addirittura nella zona, che ne so, di Torino, parliamo della collina torinese, in passato c'erano i mari, c'erano i dinosauri, addirittura, e questo nel passato milioni e milioni di anni fa, parliamo di centinaia anche di milioni di anni fa, però vogliamo dire altre cose, un milione di anni fa o alcune centinaia di migliaia di anni fa il ghiacciaio arrivava fino ad Avigliana, infatti parliamo di anfiteratro morenico di Avigliana, arrivava fino a Ivrea. E quindi ci sono stati dei periodi, adesso lasciando da parte i dinosauri, ma ci sono stati dei periodi in cui i ghiacciai sono avanzati molto e poi ci sono stati dei periodi in cui i ghiacciai sono arretrati.
e va benissimo. Però c'è una cosa da ricordare, che questi fenomeni avvenivano con una lentezza incredibile, cioè migliaia, decine e decine di migliaia di anni. Gli spostamenti non erano visibili come lo sono tuttora, no? Adesso invece noi vediamo dei cambiamenti che sono velocissimi. Si toccano con mano quasi. E infatti si toccano con mano, quindi questi cambiamenti sì che sono sempre avvenuti, ma sono troppo veloci. E se poi noi andiamo a fare delle considerazioni in più, e per questo ci sono tutti gli studiosi dell'IPCC, che raduna i maggiori studiosi al mondo, che con tutta una serie di modelli matematici ci hanno mostrato come l'aumento di temperatura va in corrispondenza con un aumento di emissione di gas serra, di anidride carbonica, di metano e dei gas che noi produciamo. E questo viene detto da migliaia, 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 migliaia di scienziati. C'è una piccola fetta di scienziati, ma molto ridotta, che dice che invece il tutto è legato a dei cicli naturali. Però non c'è paragone tra i negazionisti del mondo della scienza, che sono pochissimi rispetto all'enorme quantità di persone che hanno passato e passano la vita a studiare questi fenomeni e hanno delle competenze enormi. Questo dal punto di vista scientifico. Poi è chiaro che ci sono degli interessi in gioco che non sono secondari. Cioè, noi riusciremo a ridurre questo fenomeno del cambiamento climatico se noi arriveremo, si dice addirittura al 2050, a non utilizzare più le fonti fossili. Ma le fonti fossili sappiamo benissimo che sono oggetto di interessi enormi, enormi. No? Quindi ci sono degli interessi enormi da parte di privati, ma anche da parte di stati. Pensiamo a tutti gli stati che producono petrolio, no? Ci sono interessi enormi. E poi c'è una difficoltà, che è una difficoltà oggettiva, e questa è una difficoltà oggettiva che il mondo della politica, secondo noi, non sta affrontando per il verso giusto. Perché, ahimè, questi interessi economici hanno ancora la meglio sugli interessi della salute, sì, dell'umanità. E poi, ecco, c'è un fatto che è chiaro che non è facile cambiare abitudini, cambiare stile di vita, cambiare i cicli dell'economia, è tutt'altro che facile, cioè mettiamo anche a rischio dei posti di lavoro, perché sì, è vero che magari chiudiamo alcune fabbriche, però diamo la possibilità di costruire nuovi posti di lavoro, però la transizione è indolore, questo è poco ma sicuro. Dopodiché noi riteniamo che proprio con un'economia sostenibile si costruiscono molti posti di lavoro, però il passaggio non è piacevole, no? Ecco, quindi è traumatico, diciamo. È traumatico, okay. Quindi se io costa fossi, fatica. Sì, se io fossi un animale politico, chiaramente volendo raccogliere dei consensi facili, io mi terrei ben alla larga da questi problemi, perché sono problemi che vanno affrontati con sudore, con fatica, mettendoci tutti quanti di buona volontà. Quindi non è facile convincere chi non ha approfondito abbastanza che queste cose vanno fatte. Queste cose vanno fatte sì per il bene nostro, ma soprattutto dei nostri giovani. E richiederanno dei cambiamenti, e i cambiamenti si sa che non sono facili, però quindi bisogna tutti quelli affrontarli. Che credono in questa battaglia, scendono in piazza, sanno che la classe politica è chiamata a scelte impopolari, un pochettino, sì. Cioè devono essere consci di questo, non sì. Scendere in piazza e poi dire no, mi ha messo la tassa sulle merendine, no. Per fare un esempio. No, infatti, io spesso lo ricordo. A volte le merendine, insomma, io non le compro, sinceramente, perché proprio, insomma, per quel minimo di coerenza, insegnando scienze, ho sempre raccontato come le merendine non siano così salutari, cioè un pezzo di pane con un po' di marmellata, con una mela, è quel che io ho sempre suggerito ai miei studenti, perché sarei scorretta. Tra l'altro anche più buono, cioè sì, nel sì. senso, non c'è sì, partita. Poi bisogna fare, insomma, farsi anche la bocca, no? Perché ad esempio le verdure, un'altra cosa da fare, ad esempio non esagerare con la carne, perché sappiamo che anche la carne crea tutta una serie di problemi. Certo. Pensiamo agli incendi in Amazzonia.
E quindi anche sulle verdure bisogna farci l'abitudine, così come bisogna fare l'abitudine, ad esempio, sentivo che in alcune scuole si mangia pane e olio. Benissimo, io ci aggiungerei un po' di sale, anche se non stavo per dirlo, oppure se il pane è salato. Sì, sì, ma è una cosa favolosa pane e olio, ecco, e fa bene, fa crescere bene i nostri ragazzi. E noi ci ritroviamo con tanti ragazzi che sono bellissimi, ma magari hanno già un po' di pancetta, magari non, cioè, non lo so, non è anche utile. Più di un po' di pancetta, oserei sì, dire, perché i nostri ragazzi vanno verso l'obesità. Non è solo una questione estetica, è una questione di salute, certo. perché vuol dire accumulare del colesterolo, vuol dire avere dei problemi cardiaci, è chiaro, non adesso, ma magari a 40-50 anni le cose si fanno più difficili, quindi è proprio una questione di salute, mi spiace dirlo, ma adesso stiamo attenti, è chiaro che l'industria dovrà anche in questo caso riconvertirsi, non sarà facile, però insomma scegliamo pane e marmellata, un biscottino buono, un pezzo di torta, se riusciamo a farla in casa, una torta fatta bene, e appunto io dico, non avendo tempo, pane e marmellata è stupendo, pane e olio, buonissimo. Tra l'altro è quasi ora di cena, quindi vi stiamo anche stuzzicando un pochettino con delle idee. Breve pausa, restate con noi, torniamo subito dopo. Non vedo l'ora, sempre con voi. Beh, allora, ci siamo dimenticati prima, in realtà l'abbiamo solo posticipato, ne parliamo subito adesso. Facciamo anche due parole su quanto succede sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, dove un amministratore locale ha chiuso delle strade perché rischia di staccarsi un pezzo di ghiacciaio, no? Partiva anche un po' da lì il Requiem, si è unito anche a questa notizia. Sì, diciamo che si è rinforzata, sì. L'evento Requiem si è rinforzato anche in conseguenza di questo fatto. Ma in questo caso, allora, di nuovo, è chiaro che i ghiacciai ogni tanto crollano e ogni tanto insomma ci sono fenomeni di questo genere, e di nuovo sempre da capire quanto sono frequenti e quanto sono consistenti questi crolli, perché se noi andiamo a verificare di nuovo con gli esperti, in questi ultimi anni sono aumentati di consistenza e di intensità. Quindi bene ha fatto il sindaco, perché sempre di più questi eventi, diciamo così, forti saranno frequenti, dal ghiacciaio all'alluvione e quant'altro, e quindi i sindaci che sono responsabili della nostra salute devono attivare tutte le forme di protezione, certo, civile che ci sono. Rispetto a questo ghiacciaio dobbiamo ricordare semplicemente che questo viene definito come ghiacciaio temperato, cioè non è un ghiacciaio di altissima quota, e quindi se in autunno la temperatura continua a rimanere alta, come abbiamo visto tutti quanti, alta non solo in pianura ma anche in montagna, avevamo lo zero termico sopra i 3000 metri, adesso non so, fosse sceso leggermente, è chiaro che il ghiaccio tende a fondersi e quindi a staccarsi, quindi queste masse di ghiaccio si staccano più facilmente. Io però vorrei dedicare un po' del nostro tempo che manca a quanto deve essere ambizioso un piano per adattarci e superare e ovviare ai cambiamenti climatici. Vorrei entrare nel dettaglio, perché allora, qua demandiamo, no? Facciamo qualcosa, ma tutti possiamo fare qualcosa. Sì, e allora, quindi diciamo che ci sono, volendo fare una suddivisione, ci sono due livelli. Uno è un livello, diciamo, che riguarda coloro che ci governano, diciamo, dal sindaco, sì, al primo ministro. E l'altro è il nostro livello individuale, cioè, certo, cosa posso fare io, no? Ecco, allora partiamo da un livello generale. Partiamo da casa, no? Cosa posso fare io? Cosa posso fare io? Beh, allora cosa posso fare io è quello che ognuno di noi sta facendo, almeno io voglio credere, un pochino di più, un pochino di meno, tutti i giorni. Perché poi, come dice una mia amica insegnante, la grande rivoluzione la si fa anche coi piccoli passi, con le piccole cose. E non dobbiamo credere che i nostri piccoli passi sono inutili, sono importantissimi. Quindi, prima parlavamo di alimentazione, un certo tipo di alimentazione, il più possibile semplice, il più possibile sana, perché un'alimentazione non sana non solo ci rovina la salute, ma danneggia anche l'ambiente. Pensate alla quantità enorme di pesticidi, ad esempio, che ci sono per la coltivazione delle mele, perché noi abbiamo bisogno della mela bella grossa e bella rossa e colorata, e quella un po' raggrinzita, che magari è biologica, non la vogliamo. Ed è più buona. Ecco, quindi da un lato, quindi rispetto al cibo. Dall'altro, beh, insomma, le nostre abitudini, i nostri stili di vita. Sappiamo che, ad esempio, l'uso dell'auto
comporta forme di inquinamento, non solo polveri sottili di cui abbiamo parlato per un sacco di tempo, ma anche emissioni di anidride carbonica. Quindi incominciare a usare di meno l'auto, cercare per quanto ci è possibile, se prendiamo un altro, fare uno sforzo per avere un'auto un po' meno inquinante, per quel che c'è possibile. Usare molto i piedi, è bellissimo camminare in città. Io oggi mi sono fatta una camminata di 3 ore ed è stupendo gironzolare in città a piedi, comodissimo, non ci sono problemi di parcheggi. No. Fa bene alla salute, qui sta bene, in formissima. Sì, infatti, cioè, è un modo per fare sport. La bicicletta. Dopodiché anche un'attenzione a cosa compriamo e come compriamo. E perché noi, essendo consumatori, alla fine decidiamo un pochettino. Eh sì, perché se noi ad esempio incominciassimo a rifiutare tutta una serie di cibi, di oggetti che sono ricoperti da una quantità enorme di imballaggi e di plastica. Per esempio? Cioè, noi sappiamo benissimo che grazie proprio all'evoluzione, diciamo così, dell'informatica, di internet, dei social media, eccetera, eccetera, noi oramai siamo ipercontrollati. Siamo controllati su tutto quanto. Allora, usiamo per il verso giusto il fatto che comunque noi nel momento in cui facciamo qualcosa su Facebook, facciamo qualcosa su WhatsApp, noi siamo sotto controllo. E allora, ad esempio, incominciamo a segnalare buone pratiche, a dire che ne so, che io non voglio comprare quella cosa che è piena zeppa di plastica che compro e poi metto nell'immondizia. Non voglio, ecco, di nuovo un'altra pessima abitudine che abbiamo, ci sono in giro oramai ci sono montagne e montagne di vestiti. Ecco, anche su questo dovremmo fare qualche riflessione. Cioè, è meglio avere magari un vestito in meno, ma averlo di qualità, oppure comprare e poi buttare. Anche questo è di nuovo un segnale che dobbiamo dare. Per non parlare poi delle pessime abitudini, tipo sapete che in giro per il mondo, soprattutto nei mari, abbiamo delle vere e proprie isole di plastica. Io mi domando come è possibile che ciò sia accaduto. Come è possibile che le persone abbandonino la plastica così. Così come è accaduto, ecco. Questo, cioè, veramente non sa da fare, sono sicura che tutti coloro che ci ascoltano non lo fanno, ma neanche la cicca della sigaretta, perché tra l'altro la cicca della sigaretta, che pare così innocua, non è innocua, certo. Perché non è un pezzettino di cotone, ma tanto è un qualcosa che si è impregnato di un sacco di sostanze tossiche, e poi non è cotone, e per essere, diciamo così, smaltita dalla natura, richiede un sacco di tempo, no? Quindi tutte queste piccole cose che non ci costano molto, perché in fondo, insomma, abbiamo imparato ad esempio in casa a fare la raccolta differenziata oramai. Sembrava una tragedia, invece la facciamo tutti. Insomma, quando ci siamo visti tanti anni fa ne parlavamo e sembrava una cosa impossibile. Dicevano, ma questi pazzi! Sì, infatti. E poi, dopodiché uno dice, ma così come non metto la forchetta, che ne so, insieme alle tovaglie, ma la metto insieme alle altre posate, posso pure separare la plastica dall'organico e quant'altro, certo. E questo lo facciamo, così come non butto per terra, che ne so, la buccia di banana in casa mia, perché mai la dovrei buttare, che ne so, in città. È chiaro. Ecco, quindi, certo. Insomma, non è poi così complicato per alcune cose, per altre capisco che non è così facile, perché ad esempio io sono sicura che tutti vorrebbero una casa sostenibile al 100%, quindi vorrebbero avere degli elettrodomestici di un certo tipo, però insomma uno deve anche fare i conti con lo stipendio e non è così facile, così come vorremmo le case coibentate, perché una casa coibentata ci permette di risparmiare e di nuovo ci dà una qualità della vita diversa. Io vi dico, sono riuscita, ce l'ho fatta, e vedo la mia casa che d'estate è fresca ed inverno è calda, e io spendo pochissimo in riscaldamento. Cioè, io da quando ho fatto la coibentazione, ho cambiato caldaia, ho sistemato i serramenti, ho più che dimezzato la spesa di metano. Questo è un bellissimo suggerimento, perché uno magari fa vero la spesa iniziale, sì, ma poi la recuperi. Sì, e poi ci sono comunque questi incentivi ci che sono le detrazioni, sì, eccetera. Sono molto comode queste detrazioni, per cui se uno mette in conto, se se lo può permettere, perché sappiamo che non è così facile, però se uno se lo può permettere fa un investimento che merita. Certo. E poi c'è
la parte invece politica che deve fare tante cose, ma anche gli stessi territori, perché il problema è che anche gli stessi territori devono darsi una mossa. Allora partiamo dal livello massimo. Allora, intanto l'Unione Europea ci ha chiesto di scrivere un piano energia e clima, no? Quindi l'energia tenuta insieme al clima. È stato scritto, è stato sottoposto a osservazioni, adesso sta andando avanti l'iter, e in questo piano l'Italia ha dovuto dire quanto di rinnovabile, quanto di risparmio energetico, quanto di contributo anche ad esempio in termini di foreste, perché gli alberi non dimentichiamoci che sono degli ottimi serbatoi di carbonio, nel senso che nel legno c'è una quantità enorme di carbonio, no? E che non si libera fino a che non la si brucia. E lo stesso bosco, e non solo il bosco ma anche il pascolo, se tenuto bene nel suolo blocca, si parla proprio di pozzi, sequestra delle grandi quantità di carbonio, e l'Italia deve dire come governa i suoi boschi, come governa i suoi prati, come, che tipo di agricoltura. L'agricoltura ad esempio dà un contributo non indifferente in termini di produzione di CO2. Non solo, cioè l'agricoltura, la cosiddetta agricoltura intensiva, quella fatta di fertilizzanti, fatta di pesticidi, eccetera, ma anche gli allevamenti. Gli allevamenti, ahimè, sono molto pesanti. Quindi su tutta una serie di fronti, poi come dicevo prima, gli edifici, che tipo di edifico, cioè come gli edifici devono essere, non devono disperdere energia, i mezzi di trasporto, che tipo di mobilità vado a pensare, e tutte queste cose l'Italia le ha dovuto dire, scrivere, mettere nero su bianco, e secondo noi qualcosa è stato fatto, ma si poteva fare molto di più. Anche le abbiamo scritte, ma era un po' deludente. Sì, anche perché, di nuovo, anche se noi viviamo con leggerezza, però questo cambiamento climatico si accelera sempre di più, aumenteranno gli eventi estremi e sempre di più ci confronteremo con delle situazioni molto difficili, no? E quindi noi dobbiamo fare lo sforzo di arrivare al 2050 e essere carbon free, cioè liberi da carbon free e liberi dalle energie fossili, perché non dimentichiamoci che, tra l'altro, anche se noi arriveremo al 2050 in una buona situazione, dato che l'effetto dell'anidride carbonica arriva con gli anni, l'aumento di temperatura noi l'avremo ancora per, certo, un bel po' di non tempo. Non è che domani con una buona pratica no, andrà, anche se al 2050 raggiungeremo i nostri obiettivi, cosa che mi sembra un po' difficile, questo continuerà ad andare avanti. E il timore è che superi i 2 gradi, perché a detta degli esperti, se supera i 2 gradi, sono, come si dice, cavoli amari. Pubblicità, ci ritroviamo subito dopo cercando altre soluzioni ai cavoli amari. La situazione ufficiale non è rosea per niente, sarà anche difficile invertire questa tendenza. Abbiamo parlato anche del fatto che gli eventi atmosferici saranno sempre più impattanti, quindi bombe d'acqua, alluvioni, e quindi prevenire diventa anche sempre più complicato, perché Poi si arriva sempre dopo a chiedere gli stati di calamità, allarme, sì, eccetera, i morti, perché poi io vedo c'è una pioggia magari un po' incessante e muoiono le persone nelle nostre città. Cioè qui, non so, ci stiamo abituando a cose assurde. Sì, sì, sì. Sì, di nuovo, il mondo della scienza ci dice che al di là dell'aumento di temperatura, la cosa che si sta osservando e che è certa è che stanno aumentando i cosiddetti eventi estremi, cioè le alluvioni, cioè non è più un bel temporale, no, è una mezza alluvione, sì, no? Non è più un pezzo di ghiaccio che si stacca, no, è una snavina enorme per cui bisogna chiudere le strade, non è un po' di vento, è la tempesta Vaia, cioè, non so se avete idea di cosa è stata la tempesta Vaia. Io sono andata a fare un sopralluogo un po' di mesi fa, uno non si immagina che sia accaduta una cosa del genere, si parla di milioni e milioni di metri cubi di alberi grandi che sono caduti giù come stuzzicadenti, che li vedi adesso sembrano stuzzicadenti. Quindi questi eventi estremi stanno aumentando, noi ci dobbiamo attrezzare. La parola che si usa, diciamo così, tra noi addetti è adattamento.
E la parola è proprio questa, cioè come ci possiamo adattare a questi cambiamenti climatici. Perché se da un lato bisogna ragionare sulla mitigazione, ed è quello che abbiamo detto prima, no? Quindi come riduco questo aumento di temperatura, dall'altro capire come possiamo adattarci a questo mondo che sta cambiando in modo così vertiginoso. Dovrà cambiare il mondo anche per quanto riguarda il turismo, perché sì, il turismo deve cambiare anche, come dire, fisionomia in qualche maniera, no? Sì, sì. Diciamo che al di là dei cambiamenti climatici noi stiamo osservando un fenomeno che è molto interessante. Non dappertutto, però sono già numeri significativi. Vediamo che sempre più gente va alla ricerca della natura. Chiudo solo alzare un pochettino la voce. Sì, e vuole la natura, proprio vuole fare delle esperienze in natura, non vuole più, in molti casi, non vuole più la cosiddetta natura preconfezionata. E questo è importante, no? È importante, questo tipo di turismo va sostenuto. E comunque non dimentichiamoci che se incominciamo a parlare di montagna, e di questo noi ce ne stiamo occupando parecchio, di neve ce ne sarà sempre di meno, no? E quindi d'inverno la montagna dovrà adattarsi, e quindi anche l'economia montana, che adesso sta risentendo, no, di questa mancanza di neve, dovrà in qualche modo abituarsi a fare delle proposte diverse, certo, no? E noi ad esempio abbiamo la campagna neve diversa, e con la campagna neve diversa ricordiamo come non necessariamente uno, se va in montagna, deve andare in pista, tra l'altro costa anche tantissimo, no? E quindi un paio di ciaspole, un paio di sci da fondo, in molti casi bastano gli scarponi perché oramai non c'è più neve, però magari frequentare la montagna anche non solo quando c'è la neve, frequentarla sempre, e quindi in questo modo anche andando alla ricerca del buon cibo, del cibo naturale, andando a vedere dei posti belli, e quindi sempre di più noi dovremo ragionare su un turismo, un cosiddetto turismo ecologico, no? Dove le stazioni sciistiche dovranno ridursi, anche perché se adesso stanno cercando... Qui non basterà sparare la neve. Che appunto, perché anche lì sparo la neve. Ora ci sono delle tecniche per sparare neve, stanno venendo fuori delle tecniche, ahimè, per sparare neve anche a delle temperature elevate. Ma se usiamo i mezzi tradizionali per sparare neve, se la temperatura non è... per sparare neve almeno dobbiamo avere meno 2 gradi. Se la temperatura è al di sopra degli 0 gradi, spari ben poca neve. E poi anche con quelle altre... Cosa le passa per il cervello quando sente che magari a Dubai c'è un hotel in mezzo al deserto con 50 gradi fuori, dove dentro si può sciare? Che potrebbero fare di meglio. No, nel senso che... usare la propria vita e i propri soldi in modo più intelligente. Potrebbero regalare qualcosa all'umanità. No, io quando sento queste cose ho gli stadi rinfrescati. Cioè, follie. No, potrebbero... Anche perché poi quella roba lì inquina tantissimo. Inquina tantissimo, e poi non lo so che divertimento possa esserci. Cioè io quando vado a fare la mia ciaspolata in mezzo alla natura, osservo dei paesaggi che sono straordinari, e non spendo niente, e non inquino. Ecco, io non capisco chi va a fare altre cose. Poi sciare, io adesso non scio più, ma mi è sempre piaciuto sciare. È molto banale, si va a sciare quando c'è la neve, certo. Quando non c'è la neve non si va a sciare, si fa altro, perché ci sono 100.000 altre cose belle da fare, no? Non c'è solo la pista da tutti i costi da scendere. Lei è membro anche del Cipra International, ok, sì. So che qualche giorno fa è stata in Svizzera. Lì a livello europeo si è parlato di Alpi, si è parlato, ecco, voglio dire, se l'Italia è un pochettino immobile, o comunque fa poco, e a livello europeo, cioè, ci trascinano dentro qualcosa? Cioè, ma sicuramente io devo dire, dal confronto con i miei colleghi tedeschi e svizzeri, qualche cosa di diverso e qualche cosa in più emerge, no? Perché spesso ci raccontano di tutta una serie di situazioni che sono riusciti a migliorare. Anche loro continuano ad avere dei problemi, però ho visto ad esempio proprio in Svizzera ci hanno accompagnati l'ultimo giorno a visitare una zona che hanno in qualche modo recuperato. Era una zona dove
praticamente era stata cavata tantissima ghiaia, era sul lago dei Quattro Cantoni, e questa zona l'hanno completamente recuperata, ristrutturata. Anche il fiume che un tempo avevano canalizzato adesso stanno pensando a come rinaturalizzarlo, no? Quindi quello che in passato era un segno di progresso, no? Un fiume ipercanalizzato, adesso ad esempio in questi paesi sta diventando un elemento limitante, perché si sono accorti che un fiume canalizzato ti porta tanta acqua in poco tempo e quindi il rischio di alluvione aumenta, mentre invece un fiume lasciato alla sua naturalità, ad esempio, è un fiume che crea qualche problema in meno, no? Ecco, questo l'hanno capito, ma anche rispetto ad altre cose, ecco, ad esempio l'attenzione al cibo, l'attenzione alla plastica, l'attenzione alla mobilità, tutte queste cose diciamo che sono un pochino più presenti, infatti non c'è qualche paese europeo che è un po' all'avanguardia in questo senso? Ma varia quelli seconda, nordici? Varia seconda, sì, sicuramente nei paesi del nord, varia a seconda delle situazioni, perché comunque in molti paesi nordici, ma non so, diciamo anche un po' anche in altri luoghi, sono riusciti a tenere insieme una forte attenzione al sociale con l'attenzione all'ambiente, cioè a non lasciare indietro troppe persone. Perché poi lasciarle indietro vuol dire che le persone non hanno, tra virgolette, il tempo di pensare all'ambiente, perché devono sbarcare il lunario. E invece, ecco, infatti, anche insomma, i dati delle ultime elezioni sono significativi. I Verdi non solo sono cresciuti tanto in Germania, in Danimarca, ma ultimamente anche proprio in Svizzera, abbiamo commentato le ultime elezioni, anche in Svizzera, cioè parliamo di, insomma, di percentuali a due cifre. In Italia purtroppo le cose non vanno così. Cioè, e questo non è solo un caso, denota anche il fatto che c'è una maggior sensibilità, una maggiore attenzione e una capacità di tradurre quelle che sono le istanze di tanta gente, perché io credo che anche in Italia ci siano queste istanze, ma di tradurle anche in azioni politiche, e in effetti poi insomma si è premiati. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ma io credo che in qualche maniera ci rivedremo, qualcosa ci inventiamo, perché il tema è troppo attuale, riguarda tutti noi, e noi vogliamo in qualche maniera dare un piccolo contributo anche in questa maniera, informandoci, raccontando, lanciando magari degli allarmi, eccetera. A me non resta che ringraziare Wanda Bonardo per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie mille a voi per aver seguito Non Vedo L'Ora, restate perché non è ancora finita la nostra programmazione.